Allargare lo streaming a questo punto. Noi oggi siamo qui riuniti come riunione di giunta allargata ad alcuni associati che vogliono portare la loro testimonianza, rappresentanti di categoria, presidenti o persone che hanno avuto direttamente questioni legate al tema che andiamo a trattare oggi. Ringrazio le autorità presenti, Sua Eccellenza il Prefetto, la Guardia di Finanza, i Carabinieri, la Questura, i comuni presenti, i consiglieri regionali, insomma tutti hanno voluto oggi portare la loro testimonianza e di vicinanza. L'anno scorso di questi tempi, è stato detto anche negli interventi da Roma, ci eravamo trovati qui sempre sul tema della legalità a parlare, però in particolare il focus era abusivismo e contraffazione. Oggi il tema è più esteso, si parla di criminalità allargata, con la distinzione che a me per la verità non piace tantissimo tra micro e macro criminalità. Criminalità a mio parere è criminalità in qualunque forma si presenti. Il messaggio, il tema comune, cedo subito la parola al Presidente Primavesi, mi pare che già l'anno scorso era uscito in maniera marcata, ma anche quest'anno è stata riportata sia dal Presidente Sangalli sia dal Ministro Alfano, è denunciare. Denunciare si può, denunciare si deve, denunciare conviene, è stato detto. Ecco, credo che questo sia forse il punto fermo su cui tutti ci troviamo, con tutte le difficoltà che però questa cosa comporta. Saluto anch'io tutti, ringrazio naturalmente chi ci presta l'attenzione su questo argomento che riteniamo debba interessare tutti i cittadini, ma soprattutto le nostre attività, perché come per abitudine diciamo, noi siamo sulla strada, quindi siamo i più esposti a tutte diciamo, le porcherie che possono succedere a chi per lavorare è costretto a mettersi in vista. Do ovviamente anch'io il benvenuto Sua Eccellenza il Prefetto di Como Bruno Corda, il Tenente Colonnello della Guardia di Finanza Serrano, il Comandante dei Carabinieri Iervolino e l'Assessore del Comune di Como alla Legalità, nonché al Vice Questore Vicario Francesco Scalise. Poi in sala ci sono ospiti graditissimi, rappresentati dalla Polizia Municipale, ci sono due consiglieri della Regione Lombardia, comunque ce ne sono anche altri, ma direi che a tutti loro do il mio benvenuto e procederei per questo affrontare un commento su quello che abbiamo sentito, ma soprattutto sulla parola legalità. Diciamo, molto spesso la legalità si scontra con molte delle nostre attività. Noi siamo soggetti, come dicevo prima, ai furti, agli scippi, alle rapine, alle contraffazioni, ai danneggiamenti, alle banconote false. Ecco, è tutta una serie di spade di Damocle che calano sulla nostra testa. Confidiamo, come diceva anche l'intervento, noi facciamo le denunzie e confidiamo che chi è preposto a tutelarci metta in atto tutte le loro forze per tranquillizzare anche spiritualmente le nostre attività, perché io vi garantisco che a certe ore della sera ci sono dei negozi che hanno paura a tenere aperto l'attività, non parliamo non solo dei gioiellieri, dei tabaccai, dei distributori di benzina, ma oggi la fame, la crisi, la criminalità si organizza sempre di più e riesce a non avere più remore ad andare a colpire le nostre attività. Chiudo qui, salvo poi intervenire se ci sarà l'occasione. Prego il prefetto Corda di